Giusto segnalare due nomi, Vlado Jukl e Silvo Kirchner, maestri di vita per tanti altri eroi più o meno noti. Entrambi sono stati arrestati e processati ancora molto giovani. Condannati Jukl a 25 anni di carcere, Kirchmeri a 14 anni. Quest'ultimo dopo torture fisiche orribili. L'accusa era tradimento e attentato al regime. La colpa era semplicemente aver cercato di diffondere il Vangelo tra i coetanei. Nel 1965 entrambi sono stati amnistiati, ma dopo l'uscita dal carcere, senza paura, hanno continuato a radunare i giovani, tra i quali fui anch'io, realizzando una grande opera sia religiosa che culturale. Hanno segnato un solco profondo, preparando la strada per la libertà religiosa. Hanno promosso le pubblicazioni dei samizdat, che mi hanno impegnato a lungo nelle tipografie clandestine. Poi i pellegrinaggi di gruppo per giovani e studenti, una cosa nuova qui. È rimasto famoso il pellegrinaggio a Velerad nel 1985 e poi nel 1988 la manifestazione delle candele. To bolo podávanie správ do zahraničia. Poco prima della caduta del regime, una clamorosa manifestazione di dissenso, ricordata da questo monumento, esprime tutta la voglia di libertà e di preghiera di un popolo. Malgrado gli idranti e gli arresti numerosi della polizia, una pagina indimenticabile nella storia di questa nazione. Il 25 marzo 1988 una folla enorme si è radunata in questa piazza davanti al Teatro Nazionale Slovacco, la più grande piazza di Bratislava. Si è radunata per manifestare a favore della nomina dei vescovi e per rivendicare i diritti sia religiosi sia civili. Naturalmente, avendo una folla di circa 6.000 persone radunate in un unico luogo, ci sono stati gli scontri con la polizia, che ha arrestato delle persone. Questo prima del muro di Berlino, ricordiamolo, perché dopo questa manifestazione delle candele a Bratislava, alcuni mesi dopo, in ottobre, ne è avvenuta un'altra a Lipsia, in Germania, che praticamente era l'annuncio della caduta del muro. Il 25 marzo alcuni slovacchi viventi all'estero avevano deciso di organizzare una protesta pubblica contro la violazione dei diritti religiosi e umani. C'erano stati anche degli omicidi di alcuni sacerdoti. Ci rendevamo conto che dovevamo necessariamente coinvolgere la Chiesa clandestina. Quindi ci siamo rivolti alle comunità che si riunivano ogni settimana per pregare e celebrare la messa nelle chiese, nei santuari o nelle case private. Invece, la manifestazione delle candele doveva essere pubblica, all'esterno, in uno spazio civico. Bisognava varcare la soglia dell'intimità e anche della clandestinità, fuoriuscire dagli spazi sacri. E succedeva per la prima volta. Ho fatto questa proposta a Jukl e a Kirchmeri e sono rimasti in silenzio. Ma in quel momento c'era anche un altro personaggio notevole, Rudolf Fibi, che ha detto: «Io una candela ce l'ho e ho anche voglia di accenderla». Quindi ne abbiamo parlato con il vescovo Korec, il cui appoggio morale era indispensabile. Allora sono andato da lui, gli ho esposto tutte le circostanze e motivazioni e lui mi disse: «Che cosa vuoi?» E io: «Voglio che lei non sia contro,
Non lo sono, ha risposto. Poi ho comunicato l'organizzazione di questa manifestazione pubblica a tutti gli uffici e alle autorità competenti. Purtroppo l'autorizzazione non l'abbiamo ricevuta. 80 roky v rámci... Se devo connettere questo evento ad una storia personale, posso parlare di mia zia, madre di 9 figli, che venne da un paese dell'est per partecipare a questa manifestazione delle candele. Partendo da casa, diceva a suo marito, mi raccomando, se non dovessi tornare, perché non so che cosa accadrà, ci sono i figli a cui badare. E quando questa zia, mi ricordo, è tornata a casa, io avevo 9 anni. La sentivo parlare con mia madre nella stanza accanto, una donna forte, molto determinata. Questa zia, ma per la prima volta mi ricordo di averla sentita piangere, molto emozionata da quanto era accaduto. La sede del tribunale dove viene giudicata Suor Zdenka, a Bratislava. Non molto lontana, la sede della polizia dove Miklosko venne portato a rispondere dei suoi crimini contro il regime socialista. La mattina del 25 marzo, festa dell'Annunciazione, mi sono incamminato per andare in chiesa a pregare. In quel momento è arrivata una Volga nera. Sono scesi dei signori che mi hanno portato via. Mi hanno arrestato per isolarmi. Hanno isolato me, come hanno isolato Czarnogórski, Jukl, Krčméry e Korec, per impedirci di comunicare con la folla e i fedeli. E hanno cominciato ad interrogarmi, ma io non volevo deporre. Chiedevo di avere un attimo di pace per rifugiarmi in preghiera. Cercavo di pregare il rosario. All'avvicinarsi delle 6 di sera, quando si sapeva che si sarebbe radunata la gente per la manifestazione delle candele, il clima si faceva sempre più teso. I poliziotti uscivano per andare a controllare la situazione in piazza. Tornando, alcuni mi dicevano: è un fallimento, non avete ottenuto niente, non ci sono le persone. Dopo circa mezz'ora, verso le 6:30, si è presentato un altro agente e mi ha detto: il Papa probabilmente le darà un riconoscimento. Sì, sarà premiato. Quando hanno cercato di radunare le persone per questa manifestazione, si pensava che si sarebbero riunite 80, 100 persone. Non si sarebbero mai aspettati una folla così numerosa. Gli arresti e gli interrogatori sono stati inutili. Nessuno avrebbe potuto prevedere che si sarebbe segnata la storia. Nel carcere hanno continuato ad interrogarmi fino a notte inoltrata. Il mio amico Jan Czarnogórski mi aveva avvertito sempre che i primi 2 giorni che avrei trascorso in cella sarebbero stati i più duri, perché è il momento in cui ci si trova senza niente se non la solitudine. All'alba, verso le 6, mi sono alzato. Ho visto la cella vuota. Non potevo rimanere a letto. E c'era solo una sedia, anche scomoda. Ho cominciato a pregare il rosario. Ne ho recitati 3. Poi, quando ho guardato l'orologio, era passata solamente 1 ora. Erano le 7 e mi interrogavo su cosa avrei fatto dopo. Mi sono reso conto allora che ci voleva una disciplina interiore immensa per non impazzire, per non cominciare a pensare che tutta l'attività svolta non aveva avuto senso, che era inutile. Poi, per fortuna, mi hanno rimandato a casa. Negli stessi anni, anche l'avvocato Czarnogórski conosce la sua esperienza carceraria.
Nel 1975 anche la Cecoslovacchia ha approvato il patto sui diritti umani firmato ad Helsinki da molte nazioni. Io nei processi ne citavo sempre gli articoli, ma diventavo sempre più scomodo per il regime. E nel 1981 addirittura mi hanno espulso dall'albo degli avvocati, nell'ambito del quale potevo svolgere la mia professione. Ratificovalo pakti o ludzkih pravah. Poi ho fatto l'autista e ho lavorato in una cooperativa agricola. Quando c'era bisogno di opere umili, anche zappare la terra o lavorare con la pala, lo facevo. Ma nell'88 sono stato licenziato definitivamente. Quindi per gli ultimi 2 anni, prima dell'arresto, ero proprio senza lavoro. Nonostante fossi espulso già da 8 anni dall'attività forense, continuavo ad assistere le persone perseguitate. Davo consigli giuridici di nascosto, anche perché sentivo che non avevo più niente da perdere, mi sentivo libero di farlo. Pubblicavo anche una rivista politica clandestina, un samizdat, dal titolo Lettere da Bratislava, che criticava apertamente il regime. Nell'agosto del 1989 mi hanno arrestato, ma pochi mesi dopo è cambiato tutto, è arrivata la democrazia. Žiadal som slobodné voľby v Československu. È giusto ricordare che il contributo che i dissidenti cattolici in Slovacchia hanno dato nella contestazione al regime è stato forse il più rilevante nell'Europa socialista. Se consideriamo il numero di copie delle riviste clandestine pubblicate dai cristiani e dai cattolici, il loro rapporto rispetto ai numeri dell'intelligenza laica era forse di 100 a 1. 100 copie di samizdat cattolici rispetto a una copia dei laici. Meska inteligencia podobne. Negli anni 50 i comunisti avevano un atteggiamento superbo. Erano convinti di poter vincere la storia e nella storia. Ma questa loro convinzione è entrata in crisi. Si sono trovati in difficoltà perché non riuscivano a dare spiegazioni adeguate del mondo. Non riuscivano a stabilire delle regole per il funzionamento giusto della società. Mentre i 10 comandamenti, bene o male, sono diventati una regola universale per mantenere i rapporti umani in armonia, per dare esempi di comportamento umano e sociale. Oggi, a più di 20 anni dalla caduta del regime, la tendenza della società, del mondo liberale e liberista, è di spiegare gli avvenimenti storici con la stessa superbia dei comunisti di allora. Proprio per questo sono polemico nei confronti di tante affermazioni presentate oggi come assolute, specie se in contrasto con il cristianesimo. In fondo, gli strumenti impiegati per riconquistare i diritti umani e la stessa libertà di religione sono validi e attuali anche oggi. Abbiamo visto che la nostra lotta per le libertà religiose e umane era una lotta lunga, ma la vittoria è avvenuta grazie ai principi cristiani. Il ricordo principale del comunismo e degli anni di scuola. Sentivo sempre dire che l'ateismo era l'atteggiamento più normale e adeguato ai tempi moderni, che credere in Dio era qualcosa di arretrato e che l'esistenza di Dio era solamente un'idea, una proiezione ormai superata della mente umana. Mi viene da fare un parallelismo coi tempi di oggi. Non si mette più in dubbio tanto l'esistenza di Dio, quanto i principi, i valori della natura. Viene messa in dubbio l'identità umana. Viene fatto credere che anche l'essere umano sia una sorta di proiezione della mente, che non esiste come valore assoluto. La barbarietà del sistema comunista era tanto assurdo che i comunisti hanno incarcerato anche i propri uomini. Nell'anno 51 hanno incarcerato il proprio segretario generale del comunistico partito, Rudolf Slansky. Hanno condannato a morte e hanno giudiziato, popravili. Hanno
incarcerato un alto comunista da studente, Vladimir Clementis, chi era, dopo la rivoluzione comunista, il ministro delle cose straniere. Questo vecchio comunistano incarcerato, condannato a morte, è giustiziato. Dopo qualche anni, dopo sua morte, lo hanno riabilitato, ma non risuscitato. Apparentemente mezzo secolo cancella tante cose. Ma ancora oggi per noi Suor Zdenka rappresenta un modello che non è per nulla invecchiato. Un modello di fedeltà alla Chiesa, a Cristo, a Dio, di fedeltà alla propria professione, di fedeltà alla nostra missione di esseri umani. Fero Neupauer, inseguendo i fili delle memorie di chi sotto il socialismo reale ha sofferto per la fede, cui un giorno vorrà dedicare un grande museo, ci porta in un luogo di singolare suggestione. È un piccolo santuario su una collina sopra Bratislava, dedicato alla Madonna di Lourdes. Qui, da tanti anni, fedeli anonimi hanno portato le loro grazie e le loro preghiere. Nella visione crepuscolare si affaccia quasi invisibile tra i segni del tempo la targa di un giudice del regime che aveva condannato tanti religiosi innocenti. Tante Suor Zdenka, tanti Wojtaszak, Buzalka, Korecz. Raccontano che un giorno cambiò vita e che da allora, per tutti i giorni della sua grigia esistenza di funzionario, sia salito quassù per pregare e farsi perdonare. Le storie di tante sofferenze si avvolgono ormai nelle nebbie, ma qualcuno e qualcosa ci spingono a non dimenticare.